in questa edizione delle AD News. Oggi giornata clude i festeggiamenti a Gattini, stamattina il solenne pontificale presieduto al cardinale Calcagno, che invita tutti a seguire Gesù e di avere rispetto per le donne e i giovani. La fine del patto del Nazareno permetterà a Forza Italia di ritornare indipendente, ad affermarlo il senatore Enzo Gibino, che conferma la leadership di Berlusconi nonostante le accuse di Fitto. Nuovo cedimento è il viadotto di Scorciavacche, la deformazione è stata rilevata a 150 metri da quella avvenuta il 30 dicembre. Il maltempo si abbatte su tutta Italia, neve al nord e temporale al sud. Perché tu vali più dei nostri investimenti, perché non crediamo alle favole, ma ai tuoi sogni, perché in maniera distinta non ci dimentichiamo di te, perché ti portiamo dove tu vuoi andare, perché tu vali tutto il nostro tempo. Banca Base, le tue idee, i nostri obiettivi. Guardare oltre, alla ricerca della precisione assoluta. Dal 1975 da Crazy Time, perfezione, passione, tecnologia, energia inesauribile. Rivenditore ufficiale di orologi radiocontrollati, navigatori GPS e bussole. Da Crazy Time, cinturine e batterie delle migliori marche. Assistenza, riparazione e manutenzione durante e fuori garanzia. Orologi moda e gioielli in acciaio. Puoi acquistare il tuo orologio anche online. Scopri le offerte, vai sul sito crazytime.it e sulla pagina Facebook. Ogni giorno qualcosa di nuovo dà valore al tuo tempo. Crazy Time, dal 1975 a Catania, in corso delle province 35. Job Creation, le migliori soluzioni per pianificare le vostre campagne pubblicitarie su impianti poster. Realizza la grafica e la stampa. La Job Creation dispone di impianti LED, il nuovo mezzo di comunicazione dinamico. Job Creation, lavoriamo per definire il vostro futuro. Le cooperative sono società che fondano la loro unicità sul principio mutualistico, il quale permette di usufruire di importanti sgravi fiscali e agevolazioni finanziarie. CESICOP è il centro servizi interprovinciale di Confcooperative a supporto delle cooperative del territorio, fornendo servizi di consulenza contabile, fiscale e del lavoro, progettazione fondi europei e accesso al credito. Particolari agevolazioni per il 2015 alle cooperative in start-up sui servizi offerti. CESICOP sostiene la cooperazione autentica con professionalità. A Catania, in corso Sicilia 24. Portando il saluto del Santo Padre, affermando di essere riconoscente per l'invito ricevuto da Monsignor Gristina, il Cardinale Calcagno questa mattina, parlando della festa di Sant'Agata, ha detto che tutti dobbiamo essere disponibili sempre a seguire Gesù anche nelle difficoltà e particolarmente avere rispetto dei giovani e delle donne. Il Cardinale Calcagno, responsabile dei beni culturali della Santa Sede, rivolge dunque ai catanesi e alla comunità cristiana in occasione delle celebrazioni in onore di Sant'Agata in corso nel capoluogo etneo un messaggio di speranza. Gli anni in cui visse Sant'Agata per certi versi assomigliano ai nostri, quelli di Agata erano tempi di durissime persecuzioni contro i cristiani, ma anche oggi, come non pensare ai nostri fratelli che in Medio Oriente, in Siria, in Iraq, sono costretti a lasciare lavoro, casa e città per non tradire la loro fede in Cristo? Ai fedeli di essere sempre come Sant'Agata disponibili a seguire Gesù nelle vie del Vangelo anche quando è difficile, come è stato per lei, e anche un altro messaggio ai cittadini non soltanto di Catania, e cioè il rispetto per i giovani, il rispetto per le donne in un'epoca in cui la situazione non è così semplice, così facile. So che la presenza di tanti cittadini in questa circostanza esprime ancora una volta la riconoscenza per quello che Sant'Agata ha fatto e continua a fare per la città. E quindi sono contento di essere qui con voi e porto anche il saluto del Santo Padre per tutta la città. Auguri e buona festa. Al pontificale di questa mattina hanno partecipato come sempre molti vescovi della Sicilia e il cardinale Paolo Romeo, arcivescovo di Palermo. Tantissime anche le autorità civili presenti questa mattina al solenne pontificale. In prima fila il sindaco Enzo Bianco, il presidente della regione Sicilia Rosario Crocetta e il sottosegretario Giuseppe Castiglione. Fiume di
di devoti ad attendere l'uscita di Sant'Agata. Dopo la celebrazione della messa, Agata, accompagnata dai suoi tantissimi devoti, lascia alle 17.30 la cattedrale. Balconi vestiti a festa per le vie del centro storico di Catania. Lungo il percorso tutto è addobbato e illuminato. Un fiume bianco di devoti che rivolgono alla Santa le loro preghiere, le loro speranze. Negli occhi dei tanti fedeli, grande emozione nell'abbracciare Sant'Agata in quella che oggi è la giornata più importante. La processione procederà lentamente per via Etnea, attraverso Piazza Università, Piazza Stesicoro e a seguire il fercolo attraverserà la via Caronda per dirigersi verso Piazza Cavour. Poi lo spettacolo pirotecnico al Borgo e inizierà così la lunga discesa fino ai Quattro Canti. La salita di San Giuliano è uno di quei momenti più attesi assieme al canto delle monache di clausura della chiesa di San Benedetto. Da qui il fercolo, passando davanti al monumento del Cardinale Dusmet in Piazza San Francesco d'Assisi, si sposterà lungo la via Garibaldi per tornare in cattedrale. La Polizia di Stato di Catania ha sequestrato un ingente quantitativo di esplosivo abusivamente preparato per accendere fuochi non autorizzati in occasione dei festeggiamenti della festa di Sant'Agata. In particolare, nel corso dei servizi preventivi predisposti dal questore di Catania, personale della locale squadra amministrativa ha scoperto che ignoti avevano posizionato e innescato 31 batterie di fuochi d'artificio da 100 e 200 mortai in plastica di calibro compreso tra 2,5 e 3 cm, nonché una batteria con mortai in plastica calibro 5 cm, all'interno dei quali erano stati collocati pericolosi ordigni di fabbricazione artigianale che, presumibilmente, dovevano essere fatti esplodere al passaggio del fercolo di Sant'Agata, da via Plebiscito, angolo via Antico Corso. Tale materiale aveva una forte carica esplosiva e la sua accensione senza autorizzazione e senza rispetto delle prescrizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza, che tra le altre cose prescrivono precise distanze di sicurezza dalle abitazioni, avrebbe potuto costituire un grosso pericolo per le migliaia di persone e tra questi molti turisti che partecipano alla festa. L'esplosivo rinvenuto è stato immediatamente rimosso e posto sotto sequestro e quindi affidato alla ditta autorizzata. Senatore, ieri è stata una giornata sicuramente particolare per Forza Italia. Da un lato la conferenza dell'onorevole Fitto che chiede di azzerare tutti i vertici, dall'altro lato la fine di questo patto del Nazareno. Cosa sta succedendo all'interno del partito? Abbiamo fatto semplicemente chiarezza, un ufficio di presidenza dove abbiamo sancito che il patto del Nazareno ha finito la sua spinta propulsiva. Capo dello Stato, riforma del Senato, legge elettorale, Forza Italia ritorna a essere in maniera trasparente e diretta una forza di opposizione, sempre per il bene del Paese, ma il patto del Nazareno muore qui. Morendo il patto del Nazareno, cosa succederà con il governo Renzi? Questo lo dovremmo chiedere al PD, perché se solo consideriamo che la legge elettorale, la riforma del Senato si è potuta fare solo ed esclusivamente con i voti di Forza Italia, Renzi dovrà fare uno sforzo straordinario per chiedere al suo PD di fare quelle riforme necessarie per il Paese. Non credo che questo partito abbia attualmente la coesione necessaria per poter fare tutto ciò. Qualcuno dal PD esulta che questo patto è cessato? Io al loro posto sarei stato meno veloce nelle dichiarazioni, ma si sa, la sapienza nella politica non è sempre dote di tutti. Però qualche ministro del governo Renzi al contrario dice: se Forza Italia ci ripensa, noi siamo disponibili. Questo è uno già più intelligente, non so chi l'abbia detto. In realtà le collaborazioni in Parlamento si cercano sempre. Il patto del Nazareno ha avuto un pregio per Renzi, quello di governare in maniera più semplice con un PD che gli era contro, e dall'altra parte per Forza Italia è stata l'altra faccia della medaglia e ci ha visto protagonisti nelle riforme per il bene del Paese e degli italiani. Forse noi siamo stati più generosi di Renzi. Silvio Berlusconi continuerà a essere leader di Forza Italia o, come chiede Fitto, deve essere allontanato? Credo che in democrazia siano gli elettori a scegliere e la classe dirigente. Mi sembra che attualmente elettori e classe dirigente scelgano Silvio Berlusconi, un po' meno Fitto.
un nuovo fenomeno progressivo di deformazione del rilevato di accesso al viadotto Scorciavacche 2 sulla variante alla statale 121 catanese si è prodotto a circa 150 metri di distanza da quello verificatosi il 30 dicembre. La strada era chiusa da allora, lo conferma l'ANAS in un comunicato. L'area è stata già sottoposta a sequestro probatorio dalla Procura di Termini Imerese, che ha aperto un'inchiesta dopo il primo evento diventato un caso nazionale, su cui era intervenuto anche il Premier Matteo Renzi per chiedere all'ANAS di individuare il responsabile. Il fenomeno che ha provocato il cedimento del piano viabile ad una distanza di circa 150 metri dal viadotto Scorciavacche in direzione Palermo, precisa la nota dell'ANAS, è da attribuire alle stesse cause che hanno determinato il precedente dissesto, che a sua volta ha contribuito a ingenerare il nuovo evento. L'ANAS conferma che, così come previsto, non appena l'area sarà dissequestrata, il contraente generale dovrà ripristinare l'intero rilevato con costi dell'intervento interamente a suo carico. Inoltre, sulla base delle responsabilità, così come saranno accertate anche dalle commissioni di esperti nominati da ANAS e Ministero delle Infrastrutture, saranno avviate le azioni legali per il recupero del danno subito, compreso quello di immagine. Diventa un caso la mancata costituzione di parte civile della regione siciliana nel procedimento contro un suo funzionario che ha ammesso di aver ricevuto denaro e benefit in cambio di autorizzazione relativa allo smaltimento dei rifiuti. L'Avvocatura dello Stato ha fornito alla regione un parere secondo cui i fatti non destano particolare allarme sociale e quindi è sufficiente l'impulso accusatorio del pubblico ministero. Tuttavia il presidente della regione Rosario Crocetta, che fa dell'antimafia e della legalità la sua bandiera, aveva assicurato che il suo governo sarebbe stato in giudizio contro il funzionario, ma i termini sono scaduti e la regione non si è costituita. All'attacco la CGIL siciliana con Mimma Argurio, componente della segreteria. La lotta alla corruzione afferma non ammette smagliature. Non costituirsi parte civile nel processo al funzionario del territorio, che ha peraltro ammesso la colpa, è indubbiamente uno scivolone del governo regionale. Anche se le formule usate dall'Avvocatura dello Stato fossero rituali, aggiunge, nella fattispecie è inammissibile l'affermazione che un fatto di corruzione non desti allarme sociale. Ed è altrettanto inammissibile, dice ancora Argurio, che si faccia riferimento all'esiguità del danno, come se ci fosse differenza tra episodi di corruzione che movimentano grandi cifre ed episodi che spostano poche risorse. Per la sindacalista non c'è corruzione più o meno accettabile, la corruzione è una e va estirpata e in questo caso costituirsi parte civile era per la regione l'occasione per lanciare un messaggio chiaro di tolleranza zero. La vasta area di bassa pressione presente ormai da alcuni giorni su gran parte dello scenario europeo non accenna ad allentare la sua morsa. Alimentata d'aria fredda continuerà a determinare condizioni di maltempo anche sulla nostra penisola, dove si registreranno nevicate, piogge temporali e forte ventilazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello già diffuso. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate in una sintesi nazionale nel bollettino di criticità consultabile sul sito del Dipartimento all'indirizzo www.protezionecivile.gov.it. L'avviso prevede nevicate nelle regioni del nord, sulle regioni centrali la quota neve si alza intorno ai 600-800 metri, in particolare su Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, con accumuli al suolo moderati o localmente abbondanti. Previste inoltre precipitazioni anche a carattere di rovescio temporali su Marche e Lazio, in estensione a Campania, Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Venti di tempesta dei quadranti settentrionali interesseranno la Liguria. Mentre venti di burrasca sud-occidentali interesseranno la nostra regione. Le ferrovie italiane hanno forse dimenticato che la Sicilia fa parte dell'Italia. Infatti, proprio le ferrovie italiane hanno deciso di far fermare i treni a Villa San Giovanni e per chi deve arrivare in Sicilia deve scendere a piedi, prendere il traghetto e poi rimbarcarsi a Messina. La Sicilia infatti perderà i treni a lunga percorrenza e la continuità territoriale. Due collegamenti Trenitalia erano stati ridotti al minimo con 10 corse tra andata e ritorno oltre lo stretto, che tra 5 mesi diventeranno 4. Uno stillicidio a cui tutti cercano una soluzione, forse con un po' di ritardo.
ritardo, visto che da mesi i comitati pendolari siciliani, capitanati dal chauffeur di Giacomo Fazio, gridano allo scandalo. E non solo per quanto riguarda la lunga percorrenza, visto che negli ultimi anni sono state tagliate corse per qualcosa come 10 milioni e mezzo di euro, una cifra enorme. A Roma qualche giorno fa c'è stato anche l'incontro tra i vertici delle Ferrovie dello Stato italiane e rappresentanti sindacali dell'Orsa Sicilia per discutere del futuro dei treni a lunga percorrenza da e per la Sicilia e del servizio di traghettamento con le navi ferroviarie nello stretto di Messina. Le ferrovie hanno ufficializzato che con l'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario, programmato il 13 giugno 2015, i servizi universali con i due treni intercity diurni Palermo-Siracusa-Roma e l'intercity notte Palermo-Siracusa-Milano saranno definitivamente soppressi. Per raggiungere il continente siciliano rimarranno i due treni intercity notte Palermo-Siracusa-Roma, in alternativa da quasi tutte le città dell'isola con un treno regionale dovranno raggiungere Messina e da questa a piedi la nave traghetto che li porterà in Calabria. La decisione delle Ferrovie dello Stato fa seguito alla mancata erogazione dei fondi statali per 47 milioni di euro annui che lo stesso Ministero dei Trasporti aveva confermato già il 23 dicembre 2014.